È sempre un bene approfondire gli esami medico-diagnostici, ricorrere alle tecnologie più avanzate, ma molte volte ci sono accertamenti inutili e per di più dannosi, in particolare per il nostro cuore. Per essere più accurati e precisi però c'è bisogno di ricerca, c'è bisogno di esperti pronti a perseguire un'idea. L'idea del dottor Eugenio Picano, direttore dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, è quella che migliorare l'appropriatezza delle cure possa portare anche ad una prevenzione del cancro, oltre che a proteggere il nostro cuore. Una ricerca finanziata dalla Banca Popolare del Cassinate. Cercare di trovare i modi migliori perché i nostri laboratori di diagnostica per immagine, i nostri laboratori di emodinamica siano dei posti più sicuri per i medici e per i pazienti, cioè quando si adoperano radiazioni ionizzanti che sono indispensabili per una diagnostica e una terapia di qualità, bisogna però sapere i rischi che si corrono, le dosi che si erogano, compartecipare con i pazienti l'informazione e poi in questo modo si riesce a ottenere il massimo dei benefici con il minimo dei rischi. La Banca Popolare, nello specifico, ha cofinanziato due assegni di ricerca destinati a giovani ricercatori, oltre che spese di congressi e pubblicazioni, un'iniziativa che sta particolarmente a cuore all'Istituto di Credito. Il nostro intervento è servito a potenziare la ricerca, perché il ricercatore, il professor Picano, ha avuto bisogno di collaboratori. Non a caso il nostro intervento è servito a dare due borse di studio ai ricercatori che si sono occupati assieme al professore di questa ricerca. Credo che con questa si possono salvare molte vite umane e questo è quello che noi come piccola banca cerchiamo di sostenere tutta l'iniziativa. E questa è una delle iniziative forse migliori, fatta da un professore, da un medico delle nostre zone, quindi un doppio piacere.